Apparizione del Re della Misericordia, Sivernish, 25 marzo 2024. Dice Manuela: Vedo un grande globo di luce dorata che si libra nel cielo sopra di noi e una luce meravigliosa scende verso di noi. Il grande globo è accompagnato da due globi di luce più piccoli. Esso si apre e dalla sua luce discende verso di noi il Re della Misericordia, con la veste e il manto del suo sangue prezioso, e con la corona regale d'oro. I suoi capelli sono corti e ricci, di colore castano scuro, ed i suoi occhi sono azzurri. Nella mano destra il Re Celeste regge uno scettro d'oro, e nella mano sinistra una pianta di giglio, così come già descritta. Sul petto il suo cuore è aperto e ha una fiamma sovrastata da una croce. Ora le due sfere di luce più piccole si aprono e da esse emergono due angeli in semplici e radiose vesti bianche. Essi stendono su di noi il manto del Re della Misericordia. Il Re Divino dice: Nel nome del Padre e del Figlio, che sono io, e dello Spirito Santo. Amen. Cari amici, quanto è importante che oggi abbiate offerto sacrifici e pregato per la pace. Se gli uomini non indurissero i loro cuori e li aprissero all'amore del Padre eterno, la pace regnerebbe. I comandamenti del Padre sarebbero osservati e non ci sarebbero aborti. Come potrete mantenere la pace se sacrificate i vostri figli allo spirito del tempo? Chi prega sarà una benedizione in questo tempo di tribolazione. Io guardo alla mia Chiesa, che amo con tutto il cuore. Io sono pienamente presente nei sacramenti della mia Santa Chiesa. Sono vivo in essa. Attraverso la mia Santa Chiesa sarete salvati se vivrete nella grazia santificante. Perciò vi esorto vivamente ad intraprendere il cammino di conversione, perché è il cammino del mio amore infinito. Guardate la Chiesa, essa mi segue. Nel tempo della tribolazione, essa attraversa la passione e si dirige verso il Golgota. Vedete quanto è grande la confusione nel mondo, proprio come lo era allora con i miei. Chi ha la forza ed il coraggio di testimoniare me, di testimoniare le Sacre Scritture? I miei sono stati a suo tempo tentati da Satana, si sono scoraggiati, e così è anche oggi. Per questo esorto: abbiate coraggio, siate saldi e unitevi nella fede leale, nella fede dei vostri padri. Continua Manuela. Ora vedo le Sacre Scritture, la Vulgata, sospese davanti al Re della Misericordia, e il suo cuore è completamente infiammato mentre le guarda. Il suo cuore arde d'amore. Le Sacre Scritture, la Vulgata, si aprono e il Re della Misericordia prega il passo di Giovanni 17. La nota di Emanuela dice: Purtroppo non riesco a capire la lingua straniera in cui prega il Re Celeste. La lingua ha molti suori faringali, si tratta di ebraico o aramaico. Egli ci guarda tutti e dice: Cari amici, io sono il sommo sacerdote dell'Eterno Padre. Considerate questo. Nessuno può venire al Padre se non attraverso di me. Questa è la mia preghiera sacerdotale. L'ho pregata per i miei. Quindi siete miei amici e siete al riparo nel mio amore. Abbiate coraggio e non temete.
Il Padre Eterno permette molto perché è per la vostra purificazione. Sappiate che state vivendo nel tempo della tribolazione, ma questa tribolazione è anche un tempo di gioia per i miei, perché io vengo a voi e vi dono la mia grazia. Il Re della Misericordia parla a Manuela dell'oratorio del preziosissimo sangue. L'oratorio non viene soltanto dal mio cuore, viene da tutto il mio cuore e dal sangue del mio cuore, dal mio sangue prezioso. È impregnato del mio sangue prezioso. Ci sono luoghi di grazia che sono alberi buoni e gli alberi buoni portano frutti buoni, ma anche questi sono messi alla prova. Qualunque cosa accada, rimanete nel mio amore. Rallegratevi perché io vengo a voi e abbiate parte di me. Riprende Manuela. Il Re della Misericordia porta al cuore il suo scettro e questo si riempie del suo sangue prezioso. Diventa l'aspersorio del suo sangue prezioso. Il Re Celeste asperge noi e tutte le persone che pensano a Lui. Nel nome del Padre e del Figlio, che sono io, e dello Spirito Santo. Amen. Ricordate, cari amici, anche chi trascura il bene dovrà rispondere al Padre Eterno. Lo ripeto, Satana è così forte nel vostro paese perché il bene è omesso. Perciò mi rallegro quando fate il bene, quando offrite sacrifici, chiedete riparazione e vi raccogliete in preghiera. Ascoltate la mia parola e lasciatela penetrare nei vostri cuori. Il tempo della conversione è arrivato. Il Re della Misericordia guarda le persone. Manuela dice: Serviam. Ora i due angeli si inginocchiano davanti al Signore e si prostrano. Il Re della Misericordia torna alla sua luce e si congeda, dicendo: Adieu. Manuela risponde: Adieu, Signore. Il Signore ci chiede di recitare la seguente preghiera di chiusura. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Manuela dice ancora: Adieu. Il Signore scompare nella luce e così anche i due angeli. Questo messaggio, come tutti quelli di Sivernich, viene reso noto senza voler anticipare il giudizio della Chiesa Cattolica. Per il messaggio si prega di meditare il capitolo 17 del Vangelo di Giovanni. Io desidero ringraziare di cuore il Signore per tutta questa grazia che fa scendere su di noi. Desidero ringraziare Manuela che mi permette di essere la voce di questi messaggi e desidero ringraziare infinitamente Stefania per il grande cuore e la costanza, la perseveranza che mette nel suo tradurre per noi questi messaggi dal tedesco all'italiano. Il Signore la ricompensi del centuplo di quello che compie ogni giorno. Dio ci benedica, dalla sua misericordia faccia scendere su di noi il suo sangue preziosissimo e ci sigilli ogni giorno nella sua grazia e misericordia infinite. Io vi saluto, vi abbraccio, la vostra piccola matita del cuore.